vedere a 3 anni uno su di un palco nel 1949 con pantaloni bianchi, giacca rossa e, come dico sempre, la faccia più rossa della giacca. Qui parlo dell'Emilia, quindi la faccia rossa è dovuta al Lambrusco. Questa festa si faceva in ottobre e c'era già abbastanza freschino, ma loro erano orchestrali. E questo batterista con la giacca rossa a un certo punto vede questo bambino di 3 anni in spalla a quello che era mio zio Brando, appunto si svolge a Baganzola in provincia di Parma, e vede che attentissimo lo guardava, mi ha preso, è sceso dal palco, mi ha preso in braccio e mi ha seduto dietro questa casa meravigliosa che erano dei tamburi, mi ha dato in mano delle maracas, ma io le maracas non riuscivo a suonarli sui tamburi, quelli facevano già un suono loro, erano indipendenti da quello che era lo strumento. E poi mi ha dato in mano le bacchette che io guardavo con attenzione, lì ho cominciato a picchiare su quei tamburi, su quei piatti. Quelle bacchette sono rimaste incollate a queste mani da allora, quindi sono 70 anni che sono rimaste qui attaccate. Ho iniziato piano piano, come tutti i ragazzi, iniziano con la passione, ascoltando i dischi di allora non erano dei dischi come oggi, dove la batteria aveva un'importanza così specifica, così precisa. Si sentiva appena appena, a volte non era neanche a batteria, erano dei bonghi che suonavano, quindi io suonavo, seguivo i dischi, erano dischi di Gino Latilla, dico cantanti che oggi solamente le persone di una certa età come me si ricordano, Tonina Torielli, Carla Boni, Giorgio Consolini, eccetera, eccetera. Io ho imparato con quelli lì, poi sono usciti Modugno, sono usciti i cantanti Gli Urlatori, i dischi principi di Mina, e io ho cominciato a sentire che la batteria aveva un'altra importanza, più importanza, si capiva cosa faceva, e quella per me era la lezione. Io sono autodidatta, ho imparato da tutto quello che so, ho imparato da quello che sentivo nei dischi all'inizio, poi pian piano, quando sono riuscito ad entrare in un'orchestra da ballo, la prima orchestra è stata quella di Ugo Orsatti. Prima avevamo un gruppo di appassionati ragazzini, Giordano Tugnoli, e c'era già con me un certo Ares Tavolassi, che avevo 1 anno e mezzo, 2 anni di meno, quindi avevo 16 anni e mezzo, ne aveva 15. Abbiamo cominciato a suonare, a dare il cambio circa 20 minuti nelle sale da ballo per far riposare questi musicisti di questa orchestra. E lì abbiamo imparato le prime cose. Poi quando a un certo punto da quell'orchestra, che era quella di Ugo Orsatti, andarono via il bassista e il batterista, Ugo Orsatti ebbe il coraggio di chiamare due ragazzini inesperti ancora all'inizio, ci ha chiamato, è riuscito a inserirci in questa grande orchestra, che è una delle orchestre più importanti sicuramente della provincia ferrarese. Siamo entrati come dei giovani inesperti e dopo 1 anno e mezzo eravamo già in grado di affrontare delle cose più importanti. Poi da lì sono passato al nightclub, orchestra Janos d'Este, quindi suonavo da 5 minuti di notte, suonavo da 5 minuti alle 9 fino alle 6 e mezza, 7 del mattino, non stop, vuol dire che non puoi alzarti mai tranne che per andare in bagno se ne hai bisogno, ma qualcuno deve rimpiazzarti sullo strumento. Che altro dire, da quei musicisti con dei grandi problemi ho imparato tutto quello che c'era, mi hanno insegnato tutto quello che occorreva per fare quel mestiere, quel lavoro. Soprattutto mi hanno insegnato a sentire il tempo giusto. La gente doveva ballare, non potevi accelerare, rallentare. Suonare non suonare troppo più forte dell'orchestra, non suonare troppo piano, avere il coraggio di farti sentire. Questo qui è stato l'inizio. Poi soprattutto mi imparai tantissimi pezzi, quando facevo i dischi, dopo facevo i dischi, appunto di Mina,
Mina dava le partiture a tutte, l'arrangiatore Rubiani, ma quando passava da me diceva: tu questo pezzo lo conosci? Sì, lo conosco, l'avevo suonato 1000 volte quando avevo 18 anni, e da lì è partito tutto. Arriva il suono in sala da ballo, arriva un cantante, in questo caso Carmen Villani, sente dei musicisti e chiede se vogliamo andare a suonare con lei, Ares e io accettiamo di andare, e da lì parte tutta la cosa. Lì conosciamo Vince Tempera, a un certo punto da Vince Tempera nel 70 andiamo in sala di incisione e lì parte una carriera. Il primo brano che abbiamo inciso è stato Io mi fermo qui di Donatello, e oggi siamo arrivati, ma io non so neanche dire quanti dischi ho LP inciso, perché qualcuno esagera dicendo 1200, basterebbero anche 70, 80 o anche 2. L'importante è che devono essere belle quelle cose che uno fa.